cerca di recuperarli anche in condizioni proibitive. I primi li chiamano spazzini del web, gli altri restauratori della memoria. Entrambi lavorano sui dati online, ma con diverse finalità. I pulitori tolgono da internet notizie false e diffamatorie del cliente per ricostruirgli una reputazione. A lui si rivolgono manager, politici, personaggi dello spettacolo e soprattutto aziende. Costruiamo un'immagine più completa dei fatti, di conseguenza si va da una costruzione di tutto quello che non è stato detto, completando le informazioni, fino alla, diciamo, eliminazione del contenuto qualora si rilevi falso, lesivo o tendenzioso. La verità in internet è molto evanescente e fumosa per il semplice fatto che non c'è una prova, non è una testata giornalistica sottoposta quindi a organi di controllo e verifiche e ogni persona in modo anonimo può inserire qualsiasi cosa. Ed è a questo punto che intervengono loro, reingegnerizzando i motori di ricerca. Inseriscono notizie positive sul cliente, che poi, attraverso algoritmi e parole chiave, finiscono nelle prime schermate di Google, quelle insomma che sono più consultate.